Io non so se voi siete stati al campo di Auschwitz, vi esorto di non andare, perché lì si vede la crudeltà dell'uomo. Quale amore? La crudeltà dell'uomo. E noi ci incamminiamo su questa linea che si è messa a tacere, però adesso non vogliamo più sapere né di leggi né d'amore, ognuno faccia il comodo proprio e stiamo meglio. Questa è la situazione in cui ci stiamo incamminando. Io vi dico queste cose perché le rifletto, li vivo e voglio suonare il campanello d'allarme anche a voi. Ritorniamo a vivere il battesimo, ritorniamo a vivere l'amore, facciamo il bene, amiamo tutti. Padre Pio questo ha fatto, ha amato anche quando sgridava, era il padre, perché il padre è veramente padre quando mangia i figlioli, quando li fa crescere e non gli fa mancare l'istruzione, i vestiti, tutto il gioco, ma è padre anche quando il figlio si comporta male ed alza la voce. E questo è Padre Pio. Quando si accorgeva che uno si andava a confessare non per fare l'accusa dei peccati, tutt'altro, ma perché doveva chiedere la guarigione per qualche persona, Padre Pio dice, via, qui si viene per confessarsi dei peccati e promettere di non peccare più. Allora, fratello e sorella, la testimonianza di questa giovane santa che è un padrone dell'Europa, da Giovanni Paolo II, ci sia di testimonianza di tenere sempre accesa la lampada dell'amore.